Buonasera a tutti, abbiamo ospite per la nostra prima intervista web video a Radio Pigna l'avvocato Michele Croce, fondatore del blog Verona Pulita. Michele, se vuoi presentarti con i nostri ascoltatori e dirci un attimo in cosa consta appunto Verona Pulita. Sì, ciao, buonasera a tutti. Verona Pulita è un blog nato da una mia idea per denunciare una mia situazione personale, una mia vicenda personale accaduta nell'autunno scorso, quando ero presidente di AGEC, l'ente che a Verona si occupa di case popolari e non solo. E in quelle occasioni, in quel novembre dell'anno scorso, io venni revocato dall'incarico dal sindaco Tosi per motivi, a mio parere, assolutamente infondati e che anzi erano un pretesto per togliermi di mezzo perché stavo facendo degli approfondimenti, un'opera di pulizia che non andava probabilmente più bene. E allora ebbi l'idea di fondare un blog, di denunciare la mia vicenda, di renderla pubblica, di esporre retroscena, fare capire la gente cosa veramente era accaduto al di là di quello che i giornali scrivevano o non scrivevano. E perfetto, quindi diciamo da un fatto personale nasce quindi questo desiderio di mostrare, di porre alla luce dei fatti che accadono all'interno di Verona e che quindi vengono presentati sul blog. Ma poi nella fattispecie proprio il blog in sé come funziona? Cioè, Beh, il blog si è evoluto da un blog di denuncia personale. È diventato, mi sono sorpreso nel tempo perché è diventato un blog di denuncia collettiva. Ho capito nei mesi, novembre, dicembre, gennaio, di non essere il solo che ritenevo, ma oggi il tardo, dopo ne parleremo, lo ha certificato, aver subito un'ingiustizia. Dopo ho capito che molti cittadini, gli esclusi, i calpestati, quelli non premiati perché non sono amici di o non conoscono qualcuno, non hanno il piacere da, e sono tanti a Verona, sono la stragrande parte della città. Ecco che allora quel blog è diventato un blog di denuncia collettiva, non più denuncia di Michele Croce, ma denuncia di una Verona diversa, di una Verona che non si trova più, non si rivede più in questo modello, nel modello Verona che io ho capito per primo, essendoci stato dentro, non è un modello, è una favola. certo. E quindi ecco, abbiamo creato un'associazione che va oltre la denuncia individuale, diventata denuncia collettiva e pian piano è diventata associazione di proposta politica. Infatti qui ti interrompo perché abbiamo poi visto che il tuo sito è diventato il secondo sito più seguito di Verona. Sì, è un blog particolare perché non fa giornalismo. E non è neanche un blog di semplici commenti, ognuno dice la sua opinione, no, è un blog di denuncia collettiva, come dicevo prima. È un blog senza peli sulla lingua, come del resto lo sono io. E quindi Verona Pulita ha il coraggio, diciamo, di dire quello che molti sanno a Verona, ma nessuno dice. E Certo. quindi siamo entrati in possesso della famosa lettera del Corvo Scaligero spedita ai capigruppo del Consiglio Comunale, dove questo Corvo descriverebbe, secondo lui, i meccanismi corruttivi all'interno del comune e i protagonisti. E cosa ha fatto Verona Pulita? Non ha fatto altro che pubblicare il contenuto di questa lettera. Tutti ce l'avevano, compresi i giornalisti, nessuno l'ha fatto e noi l'abbiamo fatto. Forse è anche questo che attrae le persone, ci porta a questa affluenza così importante. Le statistiche dicono questo. Noi oggi, prima lasciavo il mio ufficio, eravamo a 1500 accessi oggi quotidiani, Sono tanti per sono un sito poi tantissimi, sì. veronese. E un'altra cosa che volevo chiederti era se dal progetto Verona Pulita come blog c'è poi il desiderio di costruire un percorso politico, quindi di far sfociare il tutto in una lista civica, per esempio, dato che le liste civiche adesso stanno avendo un Sì. grosso impatto. Ma siamo nati come denuncia di Michele Croce, siamo diventati denuncia collettiva di tanti veronesi, gli esclusi, i calpestati, i derisi. La gente ora ci chiede di creare qualcosa, no? Perché nella vita non basta pulire, il motto del blog è questo, pulire per ricostruire. E
Io credo che la destinazione normale sarà quella di proporre un progetto alternativo, un progetto fatto di onestà, di trasparenza, di legalità, che purtroppo abbiamo riscontrato. Io per primo, che ero quello cui credevo nel modello di Tosi, modello Verona, abbiamo capito non essere. E Certo. quindi sì, il progetto amministrativo ci sarà civico, sarà veronese, scaligero, sarà apartitico assolutamente. E sarà diretto a pulire per ricostruire. Certo, e in questo progetto magari tanti ragazzi anche come noi potrebbero farne parte, cioè nel senso potresti avere l'appoggio di tanti ragazzi giovani che proprio vogliono cambiare le cose. Senza giovani non si fa niente. Certo. Sono qui anche per questo. Un'altra cosa che volevo chiederti è perché secondo te è molto utile alle persone iniziare a far parte di un meccanismo di democrazia, diciamo, diretta, collaborativa, come questo blog? Perché i cittadini devono conoscere, devono sapere, devono farsi un'idea che vada oltre lo stereotipo del quotidiano locale, della televisione locale, che scrivono secondo un conformismo consolidato, fanno parte di certi assetti consolidati e quindi per farsi un'idea vera, che non sia partitica, cioè non sia l'idea che sappiamo già orientata di un partito piuttosto di un altro, no, per farsi un'idea più chiara, diretta da parte di persone che hanno frequentato quei salotti o quelle camere o quelle stanze, come sottoscritto, ecco che allora può essere utile avere una pulita ed è per questo che ha trovato tantissimo consenso, tante adesioni e anche per questo forse che siamo qua stasera. Certo, infatti noi siamo orgogliosi stasera di poter parlare di questo progetto veramente interessante e particolare, e però di oggi c'è proprio una notizia ancora più particolare che riguarda te, che è una notizia riguardante l'AGEC. Sì, perché la verità viene sempre a galla, no? E il tempo è galantuomo. Dopo io venni cacciato dall'AGEC, dal sindaco Tosi, per una scusa, no? Perché avrei ristrutturato l'ufficio con delle spese folli. Erano balle spaziali, e in realtà cosa stava sotto? Ci stava sotto la mia attività di controllo e verifica che era dovuta da parte di un presidente, attività di controllo e verifica che io con la quale relazionai il sindaco e non trovando riscontro relazionai anche la procura, quindi gli organi, la magistratura inquirente. Ecco, cosa abbiamo avuto in questi giorni? Abbiamo avuto finalmente prova che quello che dicevo io, denunciavo io, erano purtroppo verità, o sembrano essere verità, perché venerdì abbiamo avuto sequestri e perquisizioni all'AGEC e indagati i vertici aziendali dell'AGEC, e oggi, qualche ora fa, il TAR ha sentenziato che la revoca di Tosi, del sindaco Tosi, è illegittima. E che quindi io sono stato reintegrato nel posto di presidente AGEC e domani tornerò negli uffici di presidenza. Quindi questa è una notizia che diamo in esclusiva praticamente, Certo. e una cosa che mi dicevi prima è che noi siamo le uniche persone a cui tu rilascerai un'intervista qui a Verona. Sì, voi siete l'unica emittente, diciamo, pubblica, l'unica radio in questo caso, anche se facciamo un video, al quale ho deciso di rilasciare un'intervista e di parlare con voi. Perché? Perché l'esperienza mi ha detto e ci ha detto a Verona Pulita che il dichiarare qualcosa purtroppo anche a livello locale rischia di essere, ha rischiato ed è stato trasformato, plasmato, è stato travolto da altri concetti. Faccio un esempio, io a novembre venni accusato da parte di un quotidiano locale di essere stato io indagato per truffa aggravata all'AGEC. Cioè io, bello che io avevo denunciato la Certo. truffa e mi aveva revocato perché avevo fatto questa attività di controllo di denuncia e un quotidiano locale disse no, Croce indagato per truffa aggravata. Ovviamente era un falso, però capiamo i meccanismi di certa stampa, ecco la famosa macchina del fango. Ecco che allora, conoscendo voi, conoscendo dopo ovviamente è una sensazione, ma la sensazione spesso iniziali sono positive. Io credo che voi siate dei ragazzi giovani, liberi, credo che questa radiopigna sia un'area nuova a Verona, e siccome Verona Pulita è area nuova a Verona, sarebbe bello fare un percorso insieme. Allora, noi ti ringraziamo Michele, ringraziamo tutti gli ascoltatori e
e vi auguriamo quindi una buona serata e ascoltate sempre Radio Pigna. Ciao, buona serata.